Eccoci qua, siamo in diretta, stiamo commentando la partita della Fiorentina 2-2, il risultato, la Fiorentina ha reclamato per un calcio di rigore che però insomma non c'era perché il fallo, il braccio era attaccato al corpo del difensore. Il risultato di 2-2 è un risultato chiaramente che in questo momento ci lascia l'amaro in bocca, perché la Fiorentina sta vincendo 2-1, 11 contro 10, ha subito un gol bislacco con Ranieri in primis e quarta, si sono fatti beffare dal centravanti del Bruges in una ripartenza con tutta la squadra avanti, insomma un po' il marchio di fabbrica della squadra italiana, però diciamo stavolta erano 2 contro 1 e si sono fatti uccellare, quindi 2-2 con la Fiorentina che sta cercando in questi ultimi minuti ottenere questo gol. Ecco, Vinto, lo studio sta spingendo la Fiorentina verso questo gol che davvero vorrebbe dire molto in vista della gara di ritorno. Qui Belotti è andato in cielo e non ha centrato la porta, ha sbagliato un gol. Non era facilissimo, però perlomeno la porta poteva pigliare. Allora, da dove vogliamo cominciare, Massimo? Dal gol del Bruges, insomma? Sì, sì, perché la Fiorentina era stata perfetta, no? Fino a quel momento c'era stato l'1-1, un rigore che ci può stare, nel senso che in una braccia larga, esatto, ma non certo fatto per un suo errore, succedono quelle situazioni. Poi dopo c'è stato il gran gol di Belotti, insomma la Fiorentina nel primo tempo ha giocato molto bene, ha controllato, nel secondo tempo c'è stata un'azione pericolosissima del Bruges e subito dopo la squadra belga si è trovata in 10. A quel punto la Fiorentina aveva veramente, oltre l'uomo in più da gestire, c'aveva anche una situazione veramente molto favorevole su un rinvio che credo un po' anche a caso. C'è la fase d'attacco. I due difensori della Fiorentina, cioè in questo caso Quarta e Ranieri, si sono fatti trovare veramente fuori posizione e abbiamo preso un gol, possiamo dire, stupido. Totalmente stupido. Intanto la Fiorentina continua ad attaccare, a cingere d'assedio l'area di rigore del Bruges, che chiaramente sta difendendo il risultato. Insomma, sono scene già viste, con tutta la Fiorentina che si riversa nell'area di rigore degli avversari alla ricerca di un gol che insomma a questo punto sarebbe davvero manna dal cielo. È difficile adesso la partita, Sì, perché loro si difendono bene e ripartono anche, cioè non è che stanno lì a aspettare e basta, giocano ancora come hanno giocato prima e sinceramente stanno giocando anche abbastanza bene. La Fiorentina da quando è in 11, cioè, non 11, sta più giocando 11 contro 10, in 11 sì, 11 contro 10 non sta più giocando bene come stava giocando prima. Beh sì, perché probabilmente Sauro anche psicologicamente aveva preso gol 11 contro 10. Noi gol si è sentito, perché poi è normale che tu lo senti, si è sentito. Noi qua che siamo qua ti immagini chi è dentro che magari... Oh, intanto un altro cross di Dodò, di testa mi sembra sia andato ancora Belotti che sta lottando come un leone alla ricerca. Sì, bene Belotti, bene. Ha fatto un grande gol, ha avuto altre situazioni, sempre propositivo per la squadra. Anche qui vedi, solo questione di centimetri, perché sennò se impatta lì trova il gol. Insomma, bellissima prestazione come spesso ci ha abituato, e questa volta col gol. È un grande gol. È da attaccante vero. Mancano quanto? 6 minuti più recupero. Ci sarà all'inizio avevate detto un pareggio, portiamolo a casa, poi ce la giochiamo là. Però insomma, ora dispiace. Ora un po' dispiace per come è andata la partita. Soprattutto per come si è preso il gol. Ma poi c'è 2-1 per noi. Possiamo dire che vista la partita, questo Bruges però è meno, come dire, è una buona squadra, però è meno temibile di come si era dipinto? Sì. Cioè la Bruges, la Fiorentina può andare a farsi la partita. Assolutamente, assolutamente. Anzi, la Fiorentina ha dimostrato almeno stasera di essere con qualità superiori, secondo me. Poi dopo le partite cambiano, no? E giochi in casa con l'Atalanta. Esatto. Loro, secondo me, tendono a giocare molto anche da dietro, però non hanno grande qualità. Non hanno la qualità, perché hanno rischiato tante volte. Anche il gol di Belotti è nato da un errore su questa ricerca della costruzione del basso. Dunque potrebbe essere un'indicazione, no, per la partita di ritorno. Certo. Sempre sperando che gli ultimi minuti arrivi. Intanto vittoria, il risultato a sorpresa, sta maturando a Birmingham. Sì, esatto, perché l'Aston Villa sta perdendo 4-2 contro l'Olympiacos. Aston Villa che un minuto fa ha sbagliato anche un rigore. Quindi sì, 4-2 poi, per la squadra. La Roma sta perdendo in casa 2-0. Esatto, contro il Leverkusen, mentre l'Atalanta sta pareggiando 1-1 contro il Marsiglia. Sono nei minuti di recupero. Tanto pensa, no, quando il Leverkusen, avevano fatto vedere il Leverkusen aveva esultato quando avevano saputo che la Roma aveva eliminato il Milan, no? Quindi tutti dicevano, ora vedranno, invece avevano fatto bene esultare. Hanno ragione. Da come stanno andando le cose,
Allora, intanto mancano pochi minuti alla fine del tempo regolamentare, 4:30 per la precisione, ci sarà, immaginiamo, un corposo recupero. Sono in 9 loro adesso. Continua ad attaccare. Perché 9? Perché è uscito, il 9 è fuori, ha preso una botta, Tiago, quello che ha fatto quello fuori. E sono in, ecco, rientrato ora. Intanto la Fiorentina continua con questo palleggio, però adesso appunto la partita si fa durissima, anche loro fanno due righe, due linee molto, molto serrate, si prova con questi lanci in aria, però sono telefonate verso il portiere che insomma fa sua la cosa, tre quarti campo per il portiere, come andare a nozze. Soprattutto cioè, con l'uomo in più comunque devi provare perfino alla fine di sfondare attraverso gli esterni. Gli esterni. E deve avere pazienza. Deve avere pazienza. Deve avere pazienza, sì, anche se manca poco, però la difesa schierata, il cross da metà campo, dalla tre quarti, non serve quasi mai a nulla. D'altra parte loro sono lì che ti aspettano lì dentro, che devono fare. Tanto ti aspettano con due linee, quindi insomma anche sulla ribattuta è difficile, no, eventualmente conquistare il pallone. La Fiorentina comunque prova a ripartire, sta gestendo palla nella tre quarti, è entrato Maxi Lopez al posto di Arturo, adesso però è Biraghi che porta il pallone sulla fascia sinistra. Siamo a metà campo, ancora la Fiorentina prova per via centrale, mi sembra sia salita un po' in cattedra Bonaventura in questo momento, palla all'interno dell'area, credo ci sia un altro calcio d'angolo per la Fiorentina. L'ha conquistato Nico Gonzalez, sarebbe il caso insomma di sfruttare un po' le torri, perché la Fiorentina qualche colpitore di testa ce l'ha, c'ha Belotti, c'ha i centrali, c'ha Nico Gonzalez, ragazzi. C'ha qua me, vediamo un po', palla al centro dell'area, eccolo va, salta per l'appunto, è saltato, guarda, Nico Gonzalez e l'ha presa male, l'ha messa fuori. Barak. Intanto c'è un altro cambio, Barak, l'uomo della provvidenza in conference, perché tutte le volte che entra segna gol fondamentale. L'anno scorso feci 3-1. A Basilea, alza l'altezza dei giocatori, perché tanto adesso butta la palla dentro. Esce Bonaventura che ha giocato una buona partita, possiamo dire. Sì, assolutamente sì. Ma tutta la Fiorentina, cioè non trovo. Senza punte eccessive, sì, no, secondo me Belotti certo, il migliore. Belotti il migliore in campo, assolutamente. E poi purtroppo il voto si abbassa sui due centrali, perché quello è un gol pesante. Perché, esatto. Diciamo, esatto. La maggiore responsabilità è per Ranieri e poi, poi guarda, insomma. Sì. Vabbè, vediamo, speriamo magari che Quarta, come dire, rialzi il suo voto segnando un gol, cosa che ha fatto spesso in questa stagione. Entra anche Zola al posto di Belotti, esce Belotti, entra Zola, siamo all'80, stiamo entrando adesso nell'89. Può far pari italiano. Entriamo ora nell'89esimo minuto, quindi un paio di minuti e poi sarà solo recupero. Allora, la Fiorentina prova a ripartire, siamo a metà campo, la palla ce l'ha Dodò, che la gira a centrocampo, si riparte da Biraghi, si gioca molto sulla fascia sinistra dove c'è Biraghi, ecco il primo pallone toccato da Barak e torna indietro da Maxi Lopez, se vedo bene, sì, ancora sì. Martinez Quarta che innesca Dodò, siamo sul vertice dell'area del Bruges, Dodò prova a entrare in area di rigore, a metterla nel mezzo, un cross completamente sballato che finisce direttamente sul fondo, non so se... Angolo. C'è un calcio d'angolo. Però ora con tutte queste torri devi buttare dentro più palloni possibile. Per forza, sì. Anche perché mi sembra ormai idee ce ne siano poche, no? No, per via centrale non entri perché c'è muro, c'è densità e è il gioco sugli esterni che fa la differenza. Bisogna arrivarci velocemente perché lui può puntare. Lo batte Maxi Lopez, dalla destra l'attacco della Fiorentina, questo calcio d'angolo, la palla andrà al centro dell'area, danza davanti all'area piccola ma viene riconquistata da Maxi Lopez al limite dell'area, la mette su Iconè, prova a metterla dentro, Barak, ancora Maxi Lopez, crossa sul secondo palo, la palla danza, qui ragazzi, tocchiamola dell'alto. 3.000 tocchi. Lì deve tirare in porta. E lì deve tirare in porta, è vero che ha visto, ha visto l'uomo, no, certo. Sì, però dopo c'è un rimpallo, noi siamo sempre qui seduti, infatti come dico sempre io, no? Però delle volte calciare, magari come ha detto Roby, un rimpallo. No, sono tutti lì. Magari pigli un fallo in mano come hanno preso loro. Cioè, esatto. Comunque sia, la palla in area di rigore quando viaggia può essere sempre insidiosa. Assolutamente. No? Invece tutti questi passaggi alla fine rischiano di sostanzialmente fare il gioco delle Bruges. Mancano 8 secondi alla fine dei tempi regolamentari, poi staremo a vedere quanto ci sarà di recupero. Intanto il Bruges riprova con questi rilanci. Gli andava bene una volta, visto mai, no? Di fare il colpaccio. Ma ora poi... 5 minuti. Dodò porta palla sulla destra, cerca un compagno con cui scambiare, eccolo qua. Ancora Fiorentina al limite dell'area, Barak, fitta rete di passaggio, ma insomma si va poco lontano perché tutto il Bruges è dietro la linea della palla e la Fiorentina ormai mi sembra abbia poco da, come dire,
Ma bisogna avere poca benzina, no? Quindi 5 minuti ha dato? Sì. Ok. Palla ancora in area, vedi, si cercano i colpi di testa, ancora si vede un fallo, eccolo, di mano che non c'è. Palo. No. Palo della Fiorentina. Eccolo qua, gol di Nzola. Oh, sono contento. Anch'io. Molto bene. Allora, Nzola. Non so se volete dire questa azione, che non ci ho capito nulla, c'è stato un batte di parte, adesso un cross di Ranieri, rimpalle, Baracca colpito, fate la chiesa che il palo di mano, poi palo, calcia Nzola, palo, di rimpalla ancora Nzola, gol. Bene, quindi questo è importante, che pensate un po', bel risultato, che ha segnato Nzola e Belotti stasera, Però sta piovendo, sta piovendo, dice giustamente Cagliari, però dai, aspetta, è sottile. È sottile. Ecco, mezzo un po'. Questi gol. Dai, meritato. Ora, a parte tutto, loro hanno fatto due tiri in porta davvero. È vero, sì. Qui ora, vedi la mischia, però. Qui sono stati bravi. Il Baracca è stato bravo a tenerla viva. Qui se la stai sfortunato. E bravo Nzola, bravo. Ci ha creduto fino in fondo. Prima il palo e poi dopo la piazza. Ha fatto un grande gol. L'ennesimo palo. E sì, poi vedi, qui comunque ci ragiona. C'è riandato, è stato bravo. E sta bravo anche il compagno, gli ha lasciato. Esatto, qua me, sì, che qua me. Si è buttato che se, sul che, pallone, sì, ma l'ha lasciato, sì, sfilare. Molto bene. Allora, devo dire una cosa, che nell'analisi della partita Massimo Orlando forse è più tifoso di me, perché comunque loro hanno fatto due gol, ma erano stati pericolosi in altre due o tre occasioni in cui, sì, se ma la tutto, mangeva, sì, lui fa finta. Casuale. Sì, casuale, però non casuale, abbiamo casuale. Ci possiamo fare due pari e poi gli butta fuori l'uomo. Vabbè, 3-2. Però questo gol è importante, Madonna. È importante, sì, per la Fiorentina, quindi. Poi a livello morale anche, insomma. Mancano 3 minuti alla fine della partita, a questo punto portiamoci a casa questo 3-2. Sì. E poi abbiamo 6 giorni per preparare la gara di ritorno, a questo punto diventa fondamentale. Questa squadra ce la fa, secondo te, a fare 2 gol di differenza con noi, secondo me. Sai, uno può anche darsi, eh. Sai, poi ci sono queste trasformazioni incredibili, sì, vero, che non ti aspetti, casa, no? Però onestamente mi sembra che sia assolutamente alla portata, se non inferiore alla Fiorentina, da quello che si è visto stasera. Poi, sì, dopo, quello che abbiamo visto stasera è vero. Ripetiamo che, insomma, giusto, se uno fosse sceso da Marte e avesse visto Fiorentina-Atalanta, l'andata avrebbe detto c'è due categorie, no, a favore della Fiorentina. Vabbè, no? Si sapeva che l'Atalanta. Ma noi si sapeva, appunto, però nei Bruges non si sa. Vabbè, però siamo fiduciosi. Dai. Diciamo che probabilmente la Fiorentina con questo 3-2 potrà andare a Bruges a giocarsela, magari provare a fare gol e a fare male. Intanto la Fiorentina prova ancora a attaccare con un Nzola galvanizzato, no, non è Nzola, chi è questo? Potrebbe essere Iconè. Iconè. Comunque, la Fiorentina addirittura sta cercando il quarto gol. No, è Nzola. Era Nzola. Eccoci qua, cross, nulla, niente. È giusto provare a fare, certo, il quarto gol. Beh, certo, fai il quarto gol ora è tanta roba. Insomma, sì. Poi anche sei sempre con l'uomo in più, Giacomo. Beh, il quarto gol ora l'ammazzerebbe, cioè loro vedrebbero, sarebbero, no? Sarebbe dura per loro. È molto morbida per noi, quindi magari, non sarebbe male. Manca ancora 1 minuto e mezzo e la Fiorentina continua ad attaccare. Barak al limite dell'area viene anticipato, ma ormai la Fiorentina è in pieno dominio. C'è Maxi Lopez ancora che si appoggia su Dodò, che cerca all'interno dell'area un compagno, cross al centro, colpo di testa, la palla resta lì, ancora la Fiorentina avanti, la palla che danza, mamma mia, non c'è nessuno su questo cross, e ha tagliato tutta l'area. Non buttano in via, loro la tengano. Ora vediamo di pigliare con un contropiede di 30 secondi, ecco, riparte. Eccoci, no, te tu credi? Eccoci. No, la prospettiva ci aveva. È vero. Ci sono ancora 45 secondi per la Fiorentina per provare a fare il quarto gol. E avanza di gran carriera, mi sembra sempre Maxi Lopez, non vorrei dire, che mi pare sia entrato bene in partita. Molto. Avanza ancora la Fiorentina, ci sono 5-6 giocatori nell'area di rigore, Ranieri prova a metterla nel mezzo, male, ma la riconquista ancora la Fiorentina, ci cerca un corridoio, Barak la mette dentro, ancora, vai, mamma mia, Nzola, ancora Dodò, ma viene anticipato, palla spazzata, e credo a questo punto la partita finirà qui. No, manca ancora 15 secondi. Manca 10 secondi. Sono tanti? Sì. Buttala certo, nel se mezzo. Si palleggia di molto a metà campo, sono fuori. Buttala nel mezzo. Vabbè, allora ragazzi, è finita, perché questi continuano a palleggiare nel disco di centrocampo. Ma non lo sanno che manca, che è finita. Però l'ha messa. Ok, l'ha messa. Eccoci qua, adesso la palla sarà del portiere e la partita finisce. Calcio d'angolo, non ce lo farà. Nulla, partita finita, via, fischia la fine, pigliamoci sto 3-2, per come se l'ha messa ci tanta va. Roba. Vabbè, tanta ci roba, va molto bene. Chiedono di recuperare addirittura. C'è ancora un minuto. Ancora un minuto, dice l'arbitro. Non so se a noi ci vada bene, perché la palla ce l'hanno loro e rinviano. Sì, quando c'è rinvio ho paura. Esatto, però
vediamo se riusciamo a riconquistarla. Va attenzione vero. Perché riparte a loro e a me mandava bene 3-2, ve lo dico. No, faccio per dirlo, perché ora loro bravi, perché continuano ad attaccare, provano ad attaccare e potrebbero esporsi a un contropiede della Fiorentina qualora perdessero il pallone. Ma non lo perdono, non lo perdono e continuano a farla girare nella metà campo. Pressing della Fiorentina, la palla torna indietro all'ultimo difensore del Bruges che si appoggia al portiere. Mancano 9 secondi a questo punto alla fine della partita. Lancio lungo del portiere del Bruges, la palla la riconquista la Fiorentina, finita. È finita. Finita 3-2 per la Fiorentina. Dai. Diciamo che il risultato ottimo. È un buon risultato. Che la Fiorentina ha meritato di vincere, che la qualificazione è aperta e che la Fiorentina quest'anno in conference conferma di essere l'opposto dell'anno scorso. L'anno scorso grandi goleate in trasferta e poi si soffriva in casa, quest'anno vittoria in casa e poi diciamo in trasferta pareggi o cioè, risultati comunque, cioè non è mai una Fiorentina eccessiva né in un verso né in un altro. Cioè, beh, più equilibrata in conference, sì. Comunque insomma Giacomo, la verità è che la partita si era messa bene con l'espulsione dell'uomo in più ed era in vantaggio, subisce un gol in un modo non bello da un punto di vista tattico e poi dopo però come sempre c'è la forza di andare a riprendere la vittoria. Dunque l'aspetto positivo è questo, poi è chiaro che tra 6 giorni non sarà facile, l'ambiente, no. Campo di ostile, comunque un ambiente caldo, però da quello che si è visto Fiorentina è assolutamente in partita. Ecco, poi io sottolineerei anche i 3 gol arrivati dai 3 attaccanti, uno più importante dell'altro, Sottil perché doveva confermarsi, Belotti perché aveva segnato solo un gol da quando era arrivato e segna un gol pesante, e poi Nzola che era in grande atteso. Sono finiti i problemi familiari. bravo. No, però è importante perché cavolo. In questo finale di stagione la Fiorentina avrà bisogno dei gol dei suoi attaccanti. Esatto. Sì, in Coppa e io ribadisco in campionato, perché ragazzi non va dimenticato. Andiamo da Giulio Falciai, se è già pronto per collegarsi con noi. Eccoci qua, ti vediamo sorridere, secondo me un quarto d'ora fa sorridevi meno. Guarda, anche meno di un quarto d'ora fa, Giacomo. Buonasera a tutti. Esatto, guarda, sorride soprattutto il Franchi, perché c'era tanta rabbia. La Fiorentina meritava la vittoria questa sera, si era avvicinato molto, appunto sia con Belotti, il palo. Poi fortunatamente è arrivato anche il vantaggio della Fiorentina dall'uomo che non ci si aspetta, Nzola. Prima la vittoria ha fatto bene a sottolineare i gol da chi sono arrivati. Sottil, che per la prima volta in carriera riesce a segnare in due partite consecutive su azione, l'aveva già fatto novembre, però in realtà il gol contro il Parma era arrivato su calcio di rigore, il bel gol e da attaccante vero del Gallo Belotti, e poi il gol davvero dell'uomo che non ci si aspetta. Qualcuno bubava qua allo stadio quando hanno visto il cambio di Imbalanzola e poi invece alla fine è proprio lui l'uomo della vittoria del 3-2, sicuramente una bella notizia. Alla vigilia Vincenzo Italiano aveva detto non si era detto preoccupato da questa sfida, visto che per la prima volta in Conference League la Fiorentina giocava all'andata in casa, ha detto anche contro il Basilea è andata così e poi al ritorno abbiamo giocato la miglior partita forse in Conference League. Fatto sta che adesso la Fiorentina andrà non giovedì prossimo, ricordiamolo, ma mercoledì prossimo a Bruges a giocarsi il ritorno, sicuramente più tranquilla visto che oggi meritava la vittoria e ce l'ha fatta 3-2 grazie al gol di Nzola dopo il 90esimo. Sì, diciamo, poi Giulio, poi torniamo da te appena vedremo gli ospiti, immagino Ister cosa ci dirà sul gol subito alla Fiorentina, il secondo in particolare. Diciamo rispetto al Basilea c'è una grossa differenza, e allora la Fiorentina perse in casa e dovete fare un partitone e vincere 3-1 in Svizzera. Stavolta la Fiorentina va col vantaggio a Bruges. E poi diciamo anche un'altra cosa, io guardo solo le partite della Fiorentina, mi resto Bruges, se vedete il calcio belga, l'abbiamo visto, non ci sembra una squadra, come dire, imbattibile, tutt'altro. Può essere una buona squadra, ma ha dei limiti in difesa, mi sono parsi evidenti, non credo ora che di qui a mercoledì diventino tutti francobaresi i difensori di Bruges, no? E quindi la Fiorentina può andare là. Mi sembra così, poi dopo sai, mi sembra che sia tutto. Sì, ma quello si sa, un'espulsione, un qualsiasi episodio, però mi sembra che la Fiorentina abbia più squadra rispetto al Bruges, poi staremo a vedere. 3-2 comunque. Però sicuramente ora è 60-40 per la Fiorentina, cioè un gol di vantaggio è un gol di vantaggio. Sì. E poi vedendo la potenzialità. Sì, assolutamente. Poi la cosa bella è che è una squadra che comunque attacca magari in casa, però abbiamo visto concede, no? C'è questo modo di giocare, la Fiorentina può sfruttarli questi
diciamo, lapsus che hanno in fase difensiva. Ha giocatori la Fiorentina, Nico, insomma, fuori casa. Però mi sembra che il lapsus più grosso in difesa abbiamo avuto noi, sì, meno loro, vero, purtroppo. Sì. È stato un errore grosso, però poi secondo me l'Andremo un po' più con una squadra diversa. Poi è anche vero che compatta, noi abbiamo avuto un grande, abbiamo avuto un paio di lapsus clamorosi, ma così, diciamo, in generale la loro difesa mi sembra magari molto, non hanno fatto clamorosi, però mi sono sembrati una volta pressati, lo stesso portiere ha buttato una volta, vero. Cioè, mi sembra, insomma, che abbia dei limiti, ecco. Sì, poi no, anche noi ci sono i nostri limiti, se no si trova in Champions League con i Bruce, invece hanno trovato in Conference, quindi evidentemente sì, però che Bruce ha preso 3 gol da noi, appunto, dire, qualcosa, no, quindi evidentemente sono squadre che hanno dei limiti, però ecco, questa competizione meno del Bruce che ha preso 3 gol da giocatore che non faceva mai gol. Bene, è una buona, no, okay, dico, no, comunque della verità, Belotti stasera, no, dispiace che tu hai preso quel gol lì, perché molto probabilmente 30 minuti alla fine il 3-1 glielo puoi fare e chiudi col 3-1, perché poi il modo di attaccare la Fiorentina ti attacchi con più pazienza, con esatto, più tranquillità, esatto. È vero che loro si erano ritirati e il gol preso fa male in quel modo lì, poi per fortuna hai fatto il 3-2, dunque hai risistemato le cose. Certo, è un difetto che c'è la Fiorentina, non è che tiriamo fuori qualcosa, sì, però è una novità. Però possiamo dire una cosa del gol che ha subito la Fiorentina, che mentre alcuni gol, come dire, si possono imputare all'atteggiamento tattico della squadra, cioè sì, penso ai gol che abbiamo preso con l'West Ham, difesa altissima. Questo era alto uguale. Sì, ma cioè, qui c'era un, sì, però c'era, però loro fanno un'azione, loro però c'era un, scusami, cioè, c'era, cioè, un giocatore, uno in mezzo a due su rinvio rimbalza 4 volte, quelli, cioè, non è che te come la te, ti fanno un'infilata, sì, centrocampistatore vinci contro Amarabat, però vedi, però non è che tu possa sei un attaccante, però posso dire, la mentalità dei difensori della Fiorentina rimane sempre quella del West Ham, perché se tu ci fai caso sono tutte e due oltre la metà campo, sì, sì, però voglio dire questo qua, questo vuol dire avere la mentalità di essere sempre lì, sì, invece, però voglio dire, scusatemi, tra stare un metro avanti e un metro dietro e vuol dire tanto, perché un piglico, però non è che ti cambia la mentalità che non sei avanti, no, infatti, quindi lì voglio dire, a me sembra l'errore sia individuale, come direbbe Isler, lì c'è un errore individuale, no, più non, che individuale di reparto, perché l'hanno, sì, d'abitudine, perché non si fanno mai copertura, sì, perché però, se te tu ti ricordi, per dire, anche l'espulsione di Milenkovic, cioè Ranieri avanti, cioè non fanno male, allora, queste diagonali. Torna a quello che ti sto dicendo, sì, infatti, io, che il problema è che la mentalità della squadra è sempre quella di essere più, ma più che mentalità, secondo me questo è proprio, sì, così, perché loro ci lavorano, leggerezza, no, ci lavorano, perché secondo me anche l'allenatore porta questa squadra a avere la mentalità di vedere sempre più avanti, capito? Sì, però alla fine vanno su, vanno ho capito, però allora se tu hai una mentalità un pochino, sì, più, però mentre tu sei lì, secondo me non è una mentalità, su un calcio di rinvio tu sei due, tu marchi uno sta davanti, uno sta dietro, dietro, la mentalità è la stessa. A me sembra qui, se ci deve dare le colpe, cioè io quell'italiano l'anno scorso, no, questa, no, sono distrazioni continue, cioè a Bergamo, a Bergamo c'è italiano che chiama tutta la squadra avanti perché prova tutto per tutto e lì si può discutere se ha fatto bene o ha fatto male. Qua c'è un calcio di rinvio con un giocatore, peraltro neanche una freccia, perché questo nottolone è dei Brugge forte, fisicamente è forte, però non è che è Leao, no, voglio dire, uno che poteva essere arginato invece se ne va con la palla in rimbalza, non so, quindi, no, sì, sì, poi dopo se andiamo nel poi ora si è vinto, Ranieri ha sbagliato tante cose in quell'azione lì, perché cerca l'anticipo, poi dopo gli dà la possibilità di essere spostato fisicamente in modo che comunque non, a quel punto non poteva più anticipare. Scusate, andiamo da Giulio Falcè, che c'è, ma il sindaco di Magnanripoli lavora allo stadio praticamente, è sempre lì. Sì. Oh. Dicono che lavora allo stadio, sindaco. Sì, però ci vengo spesso, dai, ci vengo quando c'è le partite, bisogna ci sia, ormai lo faccio da quando avevo 13 anni, per cui, ma anzi prima, per la verità, e quindi le partite non si possono mancare. Sindaco, lo commentavamo prima fuori diretta, forse la Fiorentina poteva fare qualcosa in più, però la cosa importante è che è arrivata la vittoria. Sì, la vittoria era importante, avere un gol di scarto è fondamentale, però diciamo poteva essere anche un differenziale un pochino più alto, perché la Fiorentina si è mangiato due gol e tutto sommato gli errori difensivi che hanno portato i due gol, il rigore il primo e il contropiede nel secondo, diciamo potevano essere vitali, soprattutto il secondo
diciamo, un difetto di fabbrica ormai ci portiamo dietro e su cui sembra quasi difficile ormai porre rimedio. Però pesano, e però diciamo la vittoria è sicuramente un buon primo tempo, perché sappiamo le partite europee di Coppa si giocano su due partite, quindi su 180 minuti, e buona prima, intanto ci teniamo questo. Giulio, ci racconta l'atmosfera, ma soprattutto il boato al gol del 3-2 di Nzola, considerando che ci sono quasi 30.000 persone. Beh, è stato sicuramente un gol liberatorio, perché questa vittoria ci voleva in tutti i modi. Dovevamo uscire dalla partita di andata a una vittoria, e questo per fortuna è arrivato al 91esimo. Penso il boato si sente anche della mia voce, perché siamo in due. Giulio, la voce proprio sul Giulio. Perché è stata un'esplosione vera. Prego Giacomo, dici. Allora, oggi è il giorno in cui Commisso è tornato a Firenze, quindi era in tribuna. So che Casini, insomma, frequenta Commisso, insomma, ha rapporto amichevole con Commisso. Non so se Commisso ha detto a Casini chi si compra, chi fa l'allenatore il prossimo anno, o più in generale quali saranno le ambizioni della Fiorentina nel prossimo anno. Guerrini dice che Commisso è arrivato qua a Firenze, non so se ci ha già parlato, se gli ha detto chi si compra, chi sarà il prossimo allenatore, quali sono i progetti del futuro. No, ci siamo salutati con il presidente, ci siamo fatti anche una foto, è sempre per me bello ritrovare il presidente, sua moglie Catherine, insomma, diciamo, cambia un po' l'atmosfera, fa sentire anche meno vuoto lasciato dal direttore generale. Se mai è possibile, però il presidente è una presenza importante per i tifosi, per la squadra, e si è fatto sentire in tribuna autorità, e insomma mi ha fatto piacere tantissimo. Però non abbiamo parlato di altro se non della partita di oggi e di noi stessi. Grazie mille sindaco. Grazie a voi, grazie a tutti. Allora Giacomo, o ti restituisco la linea, perché sennò c'è già il cambio, è pronto a entrare Michel Isler. No, fagli prendere un po' di freddo, perché ci sta la pubblicità. Si torna tra poco, tra pochissimo. Facciamo una... Eccoci qua, torniamo in diretta, torniamo allo stadio da Giulio Falciai, c'è il nostro direttore, c'è Michel Isler. Giulio, direi di comunicare a Michel che diamo per assodato il fatto che la Fiorentina ha commesso un grave errore individuale in occasione del secondo gol del Bruges, perché si è detto tutti e lo abbiamo citato. Abbiamo proprio citato Isler sul secondo gol. Che poi dovevamo fare un altro gol. Del Bruges. E quindi insomma questo ormai l'abbiamo imparato. Abbiamo due auricolari, uno ce l'ha Michel. Stavano facendo riferimento a Michel sull'errore del Fiorentina 2-2, che è proprio da Fiorentina, possiamo dirlo, questo errore difensivo sul pareggio. Entro subito sulla dinamica dell'episodio. Beh sì, ormai questo fa parte un po' del gioco della Fiorentina, insomma, prendere gol in contropiede, no? Mi sembra sia. Però insomma dai, alla fine la Fiorentina ha vinto oggi, cioè, partiamo dai dato positivo, perché sennò sembra si vuole. La Fiorentina ha vinto 3-2, insomma. Ho visto il presidente, era un po' stanco, un po' provato, ci ho parlato 5 minuti con Commisso, ci ha fatto complimenti, complimenti a Toscana TV, ha detto seguo i vostri ragazzi, ha detto sono molto bravi. Grazie e ci ha fatto complimenti. Allora aumento. Facciai, c'è l'aumento in vista. Si parla della pancia, della testa, della tattica. Di che cosa si parla in studio? Di che cosa parlano? Del romanticismo del Cecchi, della tattica degli allenatori in studio? Di che cosa si parla? Ora Guerrini mi può aiutare in questo, ma prima stavano commentando appunto di questo errore preciso sulla difesa, l'errore della difesa viola. E Michel, voglio sentire anche la tua, visto che ti hanno chiamato in causa e te li senti dallo studio. Troppo, è l'ennesimo gol preso in maniera balorda, purtroppo. Come dire, un'incapacità che la Fiorentina ha pagato caro e sta continuando a pagare caro. Però oggi, come ha detto Marco, qui è bene fare affidamento su questo 3-2 ottenuto in extremis. Sta una partita, quantomeno ci si diverte ora a vedere la Fiorentina in Conference League.
Adesso bisogna mantenere questo goldetto di vantaggio, che non è tanto ma non è nemmeno poco. Evidentemente ci vorrà una squadra sempre attenta, concentrata e vogliosa, piena di spirito combattivo come è stata oggi, più attenta ovviamente nella fase difensiva, perché anche il gol oggi, il secondo, insomma, è stato un errore, una banalità che non si doveva fare. Direttore, invece voglio andare sui singoli, soprattutto su chi ha trovato il gol, perché Sottil, che per la prima volta in carriera appunto trova due gol per due gare consecutive, poi il gol da attaccante vero di Belotti, anche se al di là del gol forse ha fatto troppo poco, e poi Nzola. Come troppo poco? No. Vabbè, hanno segnato, diciamo, i giocatori d'attacco, resta un fatto, cioè se si analizza la vittoria. Allora, partiamo dal presupposto che il bicchiere è mezzo pieno, perché oggi parlavo con Giacomo, sì, al telefono, ci si confronta sempre prima e dopo le partite. Uffiamo. E si è fatto un po' conti, no? Come fanno sempre i tifosi della Fiorentina. Allora, manca 5 partite alla fine del campionato, si potrebbe fare 15 punti, no? Con 15 punti in dove si va? Ma in realtà non farai 15 punti, ne potrai fare tanti perché il calendario è favorevole. Quindi, cioè, alla fine la Fiorentina rischia davvero di essere ancora in lizza per un posto in Europa del campionato, e stasera ha giocato la gara d'andata. Certo, sul 2-1 gli avversari restano in 10, ti aspettavi una Fiorentina arrembante in grado di mettere al sicuro il risultato nella gara d'andata, però sicuramente di fortificarlo, no? Poi prendi quel gol in contropiede, che è un po' la cifra della Fiorentina, prendere gol in contropiede, ma questo ormai si continua a dire che l'italiano prende gol in contropiede, insomma, e si dice stasera piove, no? Però sì, scusami sì. Giulio, c'è una domanda da Guerrino. Vorrei dire due cose al direttore. La prima è che ci sentiamo al telefono, perché quando fa lui in macchina si annoia e mi chiama, e quindi questo è il primo punto. Il secondo è che vi sentite perché quando il secondo è che il gol che ha preso stasera, il secondo è che è vero, la Fiorentina ha preso gol in contropiede, aspetta, ma era un attaccante, peraltro molto lento, marcato da due difensori della Fiorentina, cioè c'era un solo giocatore marcato da due difensori, cioè in questo caso forse la colpa è dei difensori. Era marcato da due difensori e quindi forse la colpa era dei difensori, visto che anche l'attaccante non era troppo veloce. No, ma allora si parte dal presupposto di un assioma, cioè che il calcio è fatto di episodi e noi li commentiamo sempre a posteriori, e la variabile aleatoria dell'episodio a favore o contro, perché alla fine Nzola quante volte incespicava sul pallone in area di rigore, fuori dall'area di rigore, oggi ha tirato, ha preso il palo in maniera sporca perché l'ha pestata la palla, poi gli è ritornata sui piedi e ha ritirato per la seconda volta e ha fatto gol. Quindi, nel senso, il calcio è fatto di episodi, no? Quindi l'episodio sfavorevole del 2-2 e l'episodio in qualche modo favorevole del 3-2. Quindi, insomma, su questo bisogna anche guardare un po' con un pizzico di entusiasmo e di ottimismo in funzione della gara di ritorno, perché se la Fiorentina dovesse difendere questo 3-2, e ci sono tutti i presupposti, anche se il Bruges ha dimostrato di essere una squadra che gioca bene a calcio, soprattutto in trasferta, soprattutto in contropiede, quindi va vista anche in un momento in cui dovranno costruire di difficoltà e ribaltare il 3-2 dell'andata, quindi anche il Bruges va visto. Dopodiché la Fiorentina, comunque, squadra che oggi ha dimostrato ancora una volta di essere dentro la Conference League, che secondo me ad oggi è la classe dimensionale della Fiorentina, di esprimersi a livello internazionale, e questo è un fatto importante per la nostra città. Grazie mille, direttore. Devo andare via? Restituisco. Avete domande ancora per il direttore o per Michel Isler? No, certo, ora più che altro vorremmo sentire. No, siccome Isler per me è un oracolo. Cioè il direttore vorrebbe dire qualcosa, Giacomo, aspetta. Prego. Se devo vedere un fatto rispetto agli attaccanti, hanno segnato. Ha segnato Belotti, ha segnato Nzola, ha segnato Sottil. Diciamo, questa Fiorentina gli manca quel pizzico di fantasia, no? Gli manca quella roba, non so, no, quella roba che sta fra i 10, 9 e mezzo, Orlando, il 9, però che
gli manca quel tipo di giocatore lì. Orlando, che... No. Massimo Orlando, assolutamente sì. Gli manca il giocatore di fantasia lì. Mi ha messo tristezza a me al 45esimo più il recupero, quando la Fiorentina in contropiede è partita nel primo tempo e Beltran era sulla riga dei difensori della Fiorentina, cioè era dietro. Mi dispiace per questo giocatore. Ecco, se devo trovare un fatto da valutare in termini tecnico-tattici rispetto alla gara, ti dico Beltran, vederlo con la Fiorentina in contropiede che sta attaccando e lui è accanto a Quarta e Ranieri, insomma, vuol dire una mezzala ragazzo... con la 9 mai visto. No, un difensore con il numero 9 non si era mai visto, insomma. Io volevo chiedere a Isler a questo punto di farci le percentuali del passaggio del turno, secondo lui. Bella domanda. Grazie. Io credo almeno un 60% per la Fiorentina. Certo. Mi sembra. Sono d'accordo. Che la prestazione di oggi possa giustificare una percentuale così divisa, però attenzione, su di morale, perché Michel, questi... su di morale, la Fiorentina ha vinto 3-2 in semifinale di Conference League. Sì, ma Isler ha preso 3 ore di freddo, però Firenze è contenta stasera. giusto. Guarda, a vedere, ma perché non lo conosco bene, Michel così è contentissimo. La massima non c'è. Ci vuole, come dire, una squadra vivace che vista oggi, con quel pizzico di attenzione in più che ti deve fare evitare di prendere i gol che la squadra ha continuato anche oggi a prendere. Però io sottolineerei, è vero come ha detto il direttore, che una volta se era 10 contro 11 avrebbe dovuto, come dire, la Fiorentina mangiarsi subito l'avversario, invece sembrava che giocasse meglio la squadra avversaria, però poi negli ultimi 5-10 minuti è stato un arrembaggio clamoroso che ha destato entusiasmo e fortunatamente grazie a Nzola, e questo è clamoroso, siamo riusciti ad arrivare al successo. Direttore, la saluto con una domanda. Secondo lei dall'Inghilterra arrivano buone notizie con l'Olympiakos, questa super prestazione appunto da parte dei greci? Hanno vinto. Sì. Che giocherebbe in casa in finale? Non saprei dirti se è un eventuale finale. Intanto concentriamoci sulla gara di ritorno, perché la Fiorentina ha vinto 3-2. Aveva vinto all'andata anche in semifinale di Coppa Italia, il che significa che poi è andata a Bergamo e ha perso. Quindi concentriamoci sulla gara di ritorno a Bruges, fra l'altro città deliziosa in Belgio. Quindi quella è la partita della stagione. Poi arriveremo in finale. In finale chi ci va fra Fiorentina e Bruges troverà due tipologie di avversari. Una che gioca in casa in un clima infernale, che però magari tecnicamente e complessivamente ha un livello un pochino più basso, e l'altra è una squadra di calcio inglese che si posiziona nei vertici della Premier League e che quindi magari ha una caratura superiore, insomma. Quindi non ti ripeto, in una finale secca fra Olympiacos e Aston Villa non saprei dirti se è meglio gioire se passa l'Olympiacos o passa l'Aston Villa, non lo saprei dire oggi. Giustamente, intanto pensiamo alla gara di ritorno a Bruges. Esatto. A te Giacomo. Grazie mille a Talluri che sentirò domani in macchina e a Michel Isler che troveremo presto in questi studi. Allora rientriamo in studio perché vedevo Orlando che... Vittoria che aveva delle prime battute dallo stadio. Arrivano le prime parole, sono quelle di Biraghi, intanto sta per iniziare anche la conferenza stampa di Vincenzo Italiano. Biraghi che ha detto: prendere il gol del pareggio è stato difficile, sono contento per Nzola che è rientrato dopo problemi personali, siamo contenti di questa vittoria, ma ora al ritorno c'è da sudare. Penso che senza la forza di questo gruppo non riusciresti a fare due finali e non saresti ancora in lotta in campionato. Adesso manca un mese, dobbiamo sfruttarlo al meglio per fare il massimo, c'è una grande società dietro di noi. Alla domanda che gara si aspetta al ritorno ha detto: il Club Bruges è una squadra forte, quindi hanno grandi qualità, sono organizzati e sarà difficile, loro avranno il fattore campo, sarà una battaglia, ma faremo di tutto per andare ad Atene nonostante loro avranno appunto il fattore campo. Vabbè, insomma, dichiarazione di rito, no? Diciamo che però se vogliamo vedere gli ingredienti di questo bicchiere mezzo pieno, cioè il risultato, come è stato conseguito, perché insomma su 2-2 a pochi minuti alla fine nessuno ci avrebbe scommesso, e la Fiorentina che ritrova Nzola, Belotti, cioè giocatori che ha fatto l'attaccante, e oggi
cammineranno a mezzo metro da terra. Sì, eh? Il morale va su, Morale... soprattutto in Zola. Ma anche Belotti, ma capo piangere per farsi vedere. Però Belotti gioca. Zola non gioca, viene da un periodo in cui ha avuto problemi familiari e viene fa gol. No, ma ha ragione Robby, l'altro giocava comunque e sentiva la fiducia. Di Zola si parlava addirittura che fosse fuori rosa. Però chiedo questo, è più difficile per un giocatore come Zola, che magari gli dice, te non sei buono, mettilo da una parte, e quando gioca quindi deve... diciamo non ha grossi pesi sulle spalle, uno come Belotti che tutti gli vogliono bene, no? E gli danno una pacca sulle spalle e non si, si sente più in debito quel giocatore lì? Secondo me è un problema. E l'altro ha più rabbia. Secondo me è un problema per tutti e due, uno per un motivo e uno per un altro. È uguale, sì. Sì, infatti, io la penso come... Perché Belotti, sentendo la fiducia, ragiona sui fatti di la tradisco. L'altro non ieri se la sente, dice io me la guadagno. Però certo, se la guadagna, però l'ha anche persa, che moralmente non è che sia il massimo. Però stasera, sinceramente, tanto di appello a tutte e due. Non c'è dubbio. Beh sì, anche perché io in sì. Però il direttore ha detto una cosa, secondo me, nel suo intervento giusta, quella di Beltrà. Lo perdi. Attenzione, per me la Fiorentina ha giocato bene, te l'ho detto prima, ha meritato. Però Beltran in quella posizione, secondo possiamo me dire, se Beltran deve fare questo lavoro era meglio mettere un centrocampista. Certo, per me sicuramente lavora meglio, per anche perché giocando così rischi di più, vedo un centrocampista, mettendo Bonaventura al posto di Beltran. No, ma anche lui, ma poi te lo posso dire, Beltran non tira mai in porta, guardate, cioè, se lì, c'è il colpo di testa, lì non, tira lì non che serve, non è, cioè, lì anche lui si adatta, si snatura, certo si dà da fare, perché è bravo come persona, come ragazzo, è giovane. Se ci fate caso, oggi quando è uscito, era triste, si è seduto fuori dalla panchina e scuoteva la testa, una faccia un po'. Sì, ma perché? Perché te tu ti rendi conto che te le tue qualità non le puoi far vedere. Certo, perché poi non si può dire bravo, non bravo, è un altro discorso, ma chi è lì? Diciamo che mentre lui stava facendo vedere le sue qualità, gli hanno cambiato ruolo. La verità è questa. Lui stava giocando centravanti e qui c'è una città che attualizzava, e questo era una seconda punta, non era un centravanti. Infatti, non si valuta il giocatore. No, ma ti dico, cioè, gioca fuori questo ruolo. Aveva iniziato a segnare con continuazione, ha cominciato a dire sì, ma è gol, quello era sbagliato il portiere di quello, cioè, ma sbagliato l'altro. Però faceva gol tutte le partite. Non c'è dubbio. Ed è stato adesso tolto, diciamo, dalla zona calda dell'area di rigore, per mettere una posizione dove probabilmente fa meglio Bonaventura o Baracca. Certo, perché sono centrocampisti, si inseriscano, possono far meglio. Secondo me sarebbe più utile. Poi Beltrà dalla sua parte dice il mister mi vede bene perché fa di tutto per farmi giocare. Io gioco. Cioè da una parte ti dà morale, però quando poi tu sei in campo tu ti rendi conto, ha detto bene, cioè parto un contropiede e io sono qua accanto a quarta. Ora, no, forse quarta era davanti. Sì, quarta di sicuro più quarta era davanti, forse era accanto. Bravo, era accanto a Ranieri, forse, perché parte anche Ranieri generalmente. T'ha ragione. Allora, io direi di fare una cosa, facciamo una pausa e poi andiamo a salutare Giulio perché vedo lo stadio ormai deserto e poi vediamo le pagelle dei nostri tecnici e le commentiamo insieme. Restate con noi. Eccoci qua, allora andiamo subito allo stadio a salutare Giulio, se c'è ancora. Giulio, ci sei? Eccoti qua. Eccoci Giacomo. Non c'è più nessuno, sì, mi sembra. Ora si è svuotato Viale. Sì, si è svuotato Viale Manfredo Fanti. Ricordiamo che oggi erano ben 28.000, quindi nonostante la pioggia, nonostante domani sia venerdì, la Fiorentina, o comunque i tifosi della Fiorentina, hanno risposto presente. Il presidente, purtroppo, Rocco Commisso, non si è fermato come suo solito qua a salutare i tifosi o magari a fare qualche chiacchiera anche con noi di Toscana TV. Ovviamente ha viaggiato. C'era il presidente Gianni, abbiamo giornata, visto. È arrivato solamente ieri. C'era il jet lag. C'era il presidente Eugenio Gianni, che però purtroppo l'hai perso. Doveva scappare, quindi l'abbiamo perso, quindi chiedo scusa. No, e si scherza Giulio, non ti preoccupare. Grazie per i tuoi preziosi contributi dallo Stadio Franchi, noi tanto ci ritroviamo presto. Grazie a voi.
Grazie a Giulio Falciai. Torniamo in studio, noi abbiamo ancora un po' di tempo, ci sono le pagelle dei tecnici, ma arrivano altre dichiarazioni dallo Stadio Franchi. Sì, esatto, sono quelle di Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport, che ha detto: il rammarico è aver subito due gol, potevamo avere più vantaggio. Grazie. Il secondo gol nasce da una palla che aveva Belotti in area, uno ha calciato in avanti, abbiamo sbagliato prendendo il 2-2. Non abbiamo permesso di finire con un risultato ben più ampio, ma siamo stati bravi con i subentrati, non era facile vincere. Mi è piaciuto l'atteggiamento di Nzola, siamo in vantaggio e dovremo difenderlo. Alla fine abbiamo cercato di mettere tutto ciò che avevamo di offensivo, la vittoria era importante, l'atteggiamento dei subentrati è stato giusto, ci ha premiato. L'unico rammarico è che abbiamo avuto 3-4 situazioni per un vantaggio più ampio, ma l'atteggiamento dell'ultimo periodo è strepitoso, siamo avanti e andremo là a giocarci la qualificazione. Alla domanda sulla ripresa, insomma nel secondo tempo, ha detto: come era successo col Sassuolo, dopo il secondo gol nostro abbiamo abbassato la guardia e abbiamo dovuto riattaccare la spina. Quarta e Ranieri non hanno percepito il pericolo. Su quella palla sanno che devono lavorare bene sulle preventive. Uno attacca e l'altro copre. È impensabile non sapere che quella palla lunga può metterti in difficoltà, e questo un po' mi dà fastidio, perché col 3-1 per noi sarebbe stato tutto un altro finale. Sulla gara di ritorno ha detto: se ragioniamo come nei 10 secondi del gol di Thiago, finisce male. Da allora è una bolgia, in casa non una marcia in più, dobbiamo stare con la spina attaccata fino al 95esimo, ma sono convinto che avremo opportunità. Se andiamo con convinzione faremo bene, l'importante è fare bene sia quando hai la palla che quando non ce l'hai. Massima attenzione, percepire bene ciò che ci giochiamo, perché è davvero tantissimo. Allora, intanto diciamo che sul gol, sul secondo gol, dicevi, l'avete detto voi, no, cioè, detto... è colpa di Belotti. Voi, uno deve stare avanti, uno dietro, cioè, no. Io le preventive vogliamo dire, no, però... preventiva, che vuol dire? Prevenire, uno avanti, prevenire. No, ma infatti lì non è colpa sua, è una distrazione. È una distrazione. Vabbè, come c'è un attaccante sbaglia un gol davanti al portiere, esatto. C'è un difensore, c'è un'amnesia, esatto. Ecco. E gli attaccanti che sbagliano meno gol sono quelli più forti, i difensori hanno meno amnesia, certo. Sono quelli che sono più forti. A noi ogni tanto, però ecco, diciamo, questo gol, siccome io vedo anche sui social, che frequento raramente, però che tutti hanno bene cominciato a dire: si è preso un altro gol in contropiede, come quello di Bergamo e quello di West Ham. Occhio, perché qui non c'era una squadra ripartita 4 contro 3, ma c'era uno. Ma c'era un rinvio. C'era uno alto, grosso e lento sulla riga di metà campo, marcato dai due difensori centrali della Fiorentina, che è riuscito ad arrivare davanti al portiere indisturbato. Questo è il punto. Quindi, anche Nzola ci ha fatto gol. Questo errore è veramente individuale, non è un errore della di reparto più che individuale. Vittoria. Arrivano altre parole, che sono quelle di Belotti, che ha parlato sempre ai microfoni di Sky Sport. Ha detto: sappiamo tutti quanto... Mi dispiace aver sbagliato l'occasione del secondo gol del Bruce. Sappiamo tutti quanto era importante questa gara. Il sogno di tutti è arrivare ad Atene. So che i miei gol sarebbero importanti per la squadra, che mi mette in condizione di esprimermi. Quando la butto dentro, la soddisfazione è per me, ma anche per i miei compagni. Quando un attaccante non fa gol, è normale che, tra virgolette, non stia bene. Quando abbiamo le occasioni, sta a noi. Siamo chiamati in causa per questo. Sul gol di Thiago ha detto: è stata la stessa dinamica del primo gol, non so se è stato demerito mio, ma per casualità abbiamo preso gol. Avessi fatto il 3-1 sarebbe cambiata la partita, purtroppo sì. Capitano queste cose nelle partite, io cerco di essere un perfezionista, probabilmente non li potevo fare meglio. Dipende da partita a partita, facendo riferimento alle difficoltà incontrate finora, ci sono squadre che vengono uomo su uomo dove è difficile uscire in palleggio, devo adattarmi a queste palle lunghe, un attaccante deve segnare, ma può essere d'aiuto anche coprendo la palla, facendo da sponda. Io cerco di essere utile anche con una giocata fatta bene che magari porta al gol di un compagno. Dipende da gara a gara, spesso bisogna adattarsi. Il nostro è un calcio un po' particolare, portiamo tanti uomini in area e all'inizio dovevo conoscere le idee del mister. Ci è voluto un po', ora che è tanto che ora lavoriamo via, insieme, mi trovo meglio ed è normale. Ora è finita la stagione. O vai a Bologna, veloce. Siamo nel momento più importante della stagione, si inizia a segnare da stasera. A noi ci va bene. Tra l'altro diciamo una cosa, a me sembra, vorrei tirare una fiatata, però la Fiorentina in questo momento stia bene, sì. Stia bene anche di testa, no? In campionato, in coppa, quindi mi ricorda un po' la fine della scorsa stagione, quando la Fiorentina, insomma, poi le perse, le finali, però le conquistò, però le giocate bene. E in campionato la Fiorentina rimontò una serie di posizioni, perché ricordiamoci, partiva da dietro della dieta in Monza, in Torino, a 3.000 squadre, alla fine se le mise tutte alle spalle. Questa è un po', diciamo, la sensazione che si ha. Allora, vogliamo cominciare a vedere le pagelle dei nostri tecnici? Io sono curioso. Anch'io. Vediamo un pochino i voti che hanno dato
Ora però non vale, dice, ma io ho votato diverso. Quello che c'è qui è Vangelo, eh? Allora, 6 a Terracciano, 6 e mezzo a Dodò, 6 a Quarta, 6 meno di Fattori, 5, 5 e mezzo. Stai molto buoni con i difensori centrali della Fiorentina. E 6 più a Biraghi. Insomma, Quarta e Ranieri fanno la frittata e ci costa il gol. Più di dargli 5. 5 e mezzo Fattori. Sì, io do 5 e mezzo. No, 5 e mezzo, 5 tutte e due per me, perché lì proprio con... Sì, però punirli. Però c'ha più colpa Ranieri. Sì, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te, però insomma. Quell'altro è venuto anche giocare. Però lo sai che c'è, ma non parla tra di loro. Perché delle volte, se tu lo sai bene, Roberto, delle volte parlassi. Dio mio. Cioè, vieni in copertura. Poi Quarta non ha fatto il gol, quindi bisogna levargli mezzo voto. No, vabbè, dai, in quell'episodio diciamo che l'insufficienza ci sta, dai. Via, i due difensori centrali hanno, l'ha detto anche Italiano, sull'anima il gol che... No, in realtà è stata colpa Belotti che ha perso il pallone. No, è stata colpa loro. No, anche Belotti, sentite la dichiarazione, ha detto, sai, se facevo meglio io si prende ancora, mi pare un po' esagerato, via. No, più che altro ha detto che ci ha messo un girone per capire l'idea Italiano, dispiace, ora è finito. Siamo a fine. Vabbè, vediamo un po' anche, diciamo ci vanno bene i voti di Galbiati e Fattori? Sì, no, sì, se ha detto centrali per noi sono 5. Un pochino, sì, come sì, idee, insomma, va bene. Più che altro perché il gol che hanno preso è molto pesante. Esatto, bene, andiamo avanti. Con i centrocampisti, con la danno 5 me. Ora voglio dire, Arthur Poromo non avrà fatto un partitone, ma rispetto a Ranieri a Quarta, voglio dire, 6. A me non è piaciuto. Anche a me non è piaciuto. Buonaventura è Sottile, solo 6 e mezza Sottile che ha fatto un gol pazzesco. Ha fatto quello, solo quello, Ma insomma, sulla fascia sinistra ha fatto la cosa, poi è uscito però ha fatto solo quello. Ho capito, ma dici poco. Io 6, 6 e 7. E 7, sì. No, 6 e mezzo a Bonaventura ci sta, ma Sottile per il gol gli do 7, dai. Ha fatto un gol poi importantissimo, ragazzi. Poi ha fatto anche la fase difensiva nel primo tempo. Più se è fatto male, mi dice Giulio dallo stadio che c'è il rischio di stagione finita. Guarda, se ripensavo a quello gli davo 7, perché mi dispiace. Però vedi, perché... vedi, lui è anche sfortunato, però. Sì. Quanti infortuni. Ma poi in questo momento trovi continuamente. Cioè, nel momento in cui si stava prendendo quel ruolo, no? Cioè, stava prendendo era la mano. Sì, era un buon momento. Peccato. Ha parlato di Sottile in conferenza stampa Italiano, che ha detto è stato riproposto lì perché aveva fatto una grande partita domenica, sapevo che poteva ripetersi perché sta bene. Ha fatto ammonire gli avversari, ha creato scompiglio, ha fatto un gran gol. Mi dispiace perché poi si è fatto male in maniera importante, credo che l'abbiamo perso da qui alla fine. Ma pensate, ma queste le parole di Italiano. Che ti ho detto, gli ha fatto una frattura, che cosa? Quindi, che peccato davvero. Sì, più che altro è dispiace, no? Perché era un buon momento. Certo. Poi è sempre un giocatore in più. Sì, poi ragazzi, adesso sa da affrontare di ora sugli esterni la Fiorentina, cioè, non è qua me e Gonzales e Rizzati. Ci si potrebbe presentare, non so, io poi non vedo alternative a qua me. Icone. Ma deve andare dall'altra parte. Io ragazzi, ora gioca con Edimor. Ragazzi, gioca qua a me di morto. Quindi. Ragazzi, gioca qua a me perché sennò devi invertire. Però scusatemi, ci sono 5 partite di campionato, di sicuro, più per dirti. Io non credo che a Verona giochi Gonzales. Io farei già Beltrán a sinistra, vedi, io sono un po' fatto Però lui secondo me no. E tra l'altro tieni presente. Caccerebbe di più, tieni presente Beltrán, secondo me, da quello che io avevo letto, ma solo letto perché io avevo letto che Beltrán era stato provato da esterno quando all'inizio. Sì. Quando è arrivato sì. Probabilmente forse non serve. Però ora secondo comunque, me. Comunque secondo me a Verona Gonzales non gioca poco, gioca con anche perché si gioca domenica. Tra 6 giorni c'è tra 6 giorni appunto c'è di Dio, secondo me Gonzales non gioca, per dirne uno. Sì, infatti giocherà con E. Gioca con E, gioca oppure mette, insomma, si inventa qualcosa, potrebbe giocare a Barak. Cioè, io sono sempre della mia Potrebbe mettere, però anche Bonaventura, vabbè, questo Parisi alto. Ci arriveremo, Parisi alto potrebbe essere un'altra cosa. Facciamo una pausa e poi vediamo gli ultimi voti e andiamo a chiudere questa maratona che ci ha permesso di seguire Fiorentina Brucia. Tra maratona poco. Guerini? No, sì, maratona viola. Allora, prima di concludere le pagelle di Galbiati e Fattori, andiamo da Vittoria perché abbiamo il report sullo stato di salute di Sottil, che è uscito malconcio
nel secondo tempo. Esatto, perché è arrivato il comunicato ufficiale della Fiorentina, che ha scritto: ACF Fiorentina comunica che il calciatore Riccardo Sottil nel corso della partita di oggi ha riportato una frattura scomposta del terzo distale della clavicola sinistra. Che te l'avevo detto? Ma ha visto? Poverino. La viola, visto? Tanto. Queste per adesso sono tutte le informazioni. Per come gli è cascato addosso, infatti quando facciamo... Poi scomposta, quindi forse dovranno operarlo per ricomporre la frattura. Sì. Quindi c'è da dire... Diciamo che per un calciatore la clavicola è meno importante delle gambe. Sì, quindi, però è sempre importante, sì. Perché che tu voglia notte alla riprendere. Dillo a Stefano Carobbi, che ogni due per due gli usciva. A Stefanino, poveraccio. Bene, così io faccio per tirare su Sottil. Peccato, era meglio un legamento. No, però. Andiamo a vedere il resto dei voti di Galbiati e Sottil. Di Galbiati e Fattori, 6 più e 6. Insomma, c'è una sufficienza piena per Gonzales e Beltrán e un 7 pieno per Belotti. Io mi sento di essere d'accordo. Sì. Belotti anche 7 e mezzo, superare, sì. Senti che ti devo. Io Beltrán, perché non gioca nel suo ruolo e dunque gli do anch'io quel mezzo. Sennò, il suo lo fa. Se no sarebbe stata una partita da 5 e mezzo, però per quello che abbiamo detto. Se giocasse così. Sì. Baracco, io gli do 5 e mezzo. Certo, infatti, siccome è fuori ruolo, darei un mezzo, anche un 7 e mezzo a... Sì, ecco, magari sia Belotti, secondo me, qualcosa di più, è vero? Cioè, Vittoria, sono d'accordo con lui. No, Belotti oggi, al di là del gol, un'ottima partita, poi insomma il gol oggi era importante per lui, per la squadra, per il risultato, un po' per tutto. Beltrán non mi è piaciuto. Bene. Poro Beltrán. Andiamo avanti. Infatti, a me mi dispiace. Vediamo perché lui non è colpa sua. No, secondo me ci farà il gol in finale. Magari. Vediamo i cambi e l'allenatore. Qua me 6 più 6, 6 più SP con E, 6 a Lopez, 7 a Zola. Sono d'accordo tutta la vita perché Zola. Tipo, ha fatto il gol decisivo. Ma niente da dire. Ma poi come l'ha fatto? Perché non è che l'ha fatto, l'ha voluto, l'ha cercato di prepotenza. Sì. Infatti, io do sul palo. Più a Baracca perché Baracca crea la situazione. Mi dispiace che il direttore abbia detto che l'ha tirato una ciabattata sul palo. No, perché è stato colpito. No, però dice ha tirato una ciabattata. Magari allo stadio non l'hanno visto bene. Lì è stato un difensore. Non vede bene. È stato un difensore, gliel'ha smorzata sul palo. Tra l'altro c'era Baracca che deve farlo di mano e in tutto sto bailam lui ha mantenuto la freddezza per andare sulla respinta e piazzarla, tenerla bassa. Sì, perché poi la cacciava proprio la mirata, esatto. Cioè non è che ha cacciato per sfondare. Quindi vediamo anche il voto a Vincenzo Italiano, 6 e mezzo. Sì. Siamo tutti d'accordo. Giustissimo. Sì. È stato bravo nei campi. Sì, ma è stato bravo anche la partita, la Fiorentina l'ha fatto. Tu sai che io l'unica colpa che gli do l'hai fatto che quando la squadra attacca è vero che Ranieri e Quarta sbagliano, però lui dovrebbe essere lì come un cagnaccio. Cioè, capito? Perché? Perché l'ha davanti. Che te lo voglio o no? Capito, magari lui l'ha davanti. Tu sei nello stadio, c'è una boccia. Sì, però lui deve essere... una colpa. Però diciamo una cosa, noi... Avevamo il timore all'inizio della formazione messa in campo italiano la fosse un esponesse po'... la Fiorentina alle folate di Bruges. Forse non si conoscevano bene i Bruges, comunque però l'ha letta bene italiano questa partita. L'ha letta davvero la gara. Perché chiaramente lui, a differenza nostra, il Bruges l'aveva visto. Troppa gente, infatti qualcuno si esponeva al Bruges. Stasera la Fiorentina ha fatto vedere di essere superiore al Bruges. Poi dopo, ripeto, tra 6 giorni vedremo. Non so cosa possa succedere, però così come scusa Massimo, quando si parla dell'altra semifinale, probabilmente l'Olympiakos si è vinto 4-2 a Birmingham, non è che perché poi ha vinto 2-0, 2-2 e quando tutti si pensavano che l'Aston Villa avrebbe travolti, io non ho visto la partita, invece sono stati gare 3-2 e 4-2, quindi evidentemente una squadra ha dei valori, oltre il pubblico infuocato, perché hanno vinto in Inghilterra. Assolutamente. Poi in Grecia. Devo dire che l'Olympiakos, secondo me, è più forte del Bruges. Di sicuro. Sì, anche sicuro. Secondo me. C'è Jovetic. A parte Jovetic. Sì, ma poi di là una semifinale tosta. Comunque loro, ora, non è che... ma se ancora non sono passati, perché non si sa che può succedere. Può capitare tutto, però in questa conference ho visto che spesso hanno perso 4-1 in casa. Sì, e poi deve essere una squadra che prende, prende tanti gol, ma quando attacca è pericolosa, perché ha ribaltato situazioni da 4-1 a andare a vincere 5-1 in trasferta. 4-2 in casa del portiere, della Aston Villa, titolare della Serbia, sì, Rivaldo. Esatto. Vincere in casa della Aston Villa 4-2, poi l'Aston Villa non è che ha mollato. Perché comunque stasera può sbagliare il rigore, Tottenham
che ha perso l'Aston Villa è quasi in Champions League. Sì. Dunque ci teneva tanto a questa conference. L'Aston Villa da quanti anni è che non vince nulla? No, da una vita. Poi da Emery hanno allenatore e Leo Vicente? Sì. Possono andare per la qualità che hanno, possono andare a vincere lì, però... Nell'82 vince la Coppa dei Campioni l'Aston Villa. Pensa a te. E poi perse in semifinale l'anno dopo dalla Juve. Che poi perse in finale all'Amburgo. Comunque ti dico una cosa. C'avevano un centravanti che si chiamava Weed, se non dico Weedy, White. Oh, ma te ti dispiace molto della Juve perse quando finale, segnò Magat, un po' italiano. Non ricordo, tu eri dispiaciuto. Pensa che se la Juve avesse vinto la Coppa dei Campioni, la Fiorentina sarebbe andata in Coppa UEFA l'anno dopo, perché avrebbero avuto due squadre in Coppa dei Campioni. Ci dispiacque, infatti, di tutti si arriva a dire anche per il ranking, a quei tempi non c'era. Non c'era il ranking. Allora, pensiamo un po' al futuro di questa squadra, perché il ritorno è fra sei giorni, quindi domani sostanzialmente, no? Cioè e nel mezzo c'è la partita di Verona. Italiano mi sembra che quest'anno insomma abbia già deciso chi gioca in Coppa a questo punto e chi gioca... mica tanto. Beh, insomma, voglio dire... abbastanza. Giocherà... Domenica, ti ho fatto vedere che domenica ha giocato bene Sottile e quarta e oggi l'ha riproposto. Sì, a Verona ti dico già, Christensen, Kayode... Milenkovic è uno tra Ranieri e quarta, sì, Parisi gioca, poi giocherà Duncan, secondo me Mandragora se recupera può darsi, poi giocherà, secondo me è più facile che rifaccia giocare a Ranieri dopo l'ora di oggi, può darsi, e poi secondo me giocheranno Barak, sì, ma questo ti fa capire, però ancora una volta che la profondità della rosa dell'Argentina comunque è di qualità, perché se lo può permettere. Ma noi se l'ha detto anche prima partita di Sassuolo, se l'ha detto, questa squadra va in Serie A, non è che va in Coppa dei Campioni, però è una buona squadra. Ecco. Certo. Però insomma, io penso che lui preserverà. Non abbiamo delle eccellenze, delle punte alte, però la media è alta. Cioè, per dirti, la Lazio... che negli 11 puoi considerarla più forte. Come cambia la rosa. Potrebbe anche, secondo me... un'idea mia, potrebbe giocare anche cambiando modulo, preservando un po' i due esterni. Sì, perché può anche darsi, perché giocando fa giocare anche il ragazzino dietro. Comuzzo. Giocare magari a 5-3-2 sarebbe male. Metti Kayode e Parisi. 5-3-2 sarebbe bello, a me piacerebbe. Perché metti Mandragora, Duncan e Barak e davanti e due punte, Zola e Beltrán. Secondo me, guarda, a me piacerebbe. Sì, ti piacerebbe, ma che ma lo faccia poi. No, lui lo fa. Lui fa, se non è per l'altra. Però per preservare anche, sei pochi esterni ora, no? Magari tu li preservi. No, certo. Magari tu puoi fare già invece Bettato, puoi giocare impedire i Coné dietro a Zola. Potrebbe anche fare una cosa... Guarda, io ormai di calcio ne so veramente benissimo, ma tu stiamo migliorando. Ormai sei troppo esperto. No, te ormai sei più bravo del Cecchi. Siccome tanto... Vabbè, ora ragazzi, vai Cecchi, vai. Diciamo, siccome lui tanto la difesa tiene a 4, la difesa a 5 la fa sola, quello. Potrebbe anche giocare 4-3-2-1 con Beltrán e Bonaventura dietro Nzola. Così ti voglio. Cioè, qualcosa potrebbe farlo. Ci sta rubando il lavoro. Anche perché questa roba qua, questa roba qua potrebbe servire anche per il futuro. Quando il direttore ha detto che siamo bravi ragazzi, lui diceva ha detto i tecnici, ma poi ci ha saltato subito. Infatti abbiamo parlato di bravi ragazzi. Io penso bravi ragazzi, c'è la Vittoria, Falciai, Calderon, poi ragazzi ne vedo poi. Buona roba di ragazzi, magari. Comunque, visto che domani ti risenti, dipende, perché Talluri gira in macchina. Quindi, se domani Talluri è in macchina, mi chiama. Proponigli, dovessimo. Intanto l'aumento. Perché... No, vabbè, quello è una cosa tua personale. No, di tutti, perché no. Se commesso ha fatto complimenti, si fa. No, ma appunto. Poi, se te stai calciatore, il premio si divide da tutta la squadra. No, quello mi fa piacere tu la pensi così. Però io sto pensando ad andare ad Atene, capito? Il problema è quello andare ad Atene. Ad Atene con studio o Toscana Viola. Io vorrei vedere Orlando Pordileone in mezzo agli ultras dell'Olimpia. Dovete vedere quando l'hanno mandato. Inutile. Non voglio raccontare. Vuoi diventare un
Però, cioè, io le foto te le fa il contrario. Ragazzi, non si scherza in Grecia, Non è che si va lì a fare. Si sta già spaventando. Spaventato. Te lo dico perché. Ma mi aspetto qui, non ti preoccupare. No, io voglio lo stand. Te ti colleghi. Lo stand. Noi due stiamo qui, noi due. E te ti colleghi là in mezzo. Lo stand con lì il l'antiproiettile. Ok, benissimo. Se ce la fa la parte viola. Noi stiamo qui. Non si sta qui, tranquillo. Sarebbe una bella cosa. Andate pure. Ah, no, sarebbe bello, sì. Poi, tra l'altro, in caso di vittoria potremmo prendere un traghetto. Una settimana di ferie. Un traghetto in Pireo e andare nelle Cicale. A Mykonos. Oh. A giugno, no? Come si sta? Sarebbe mia madre. Ma un po' più sperduta? Ci sono, io vado. Io dico Mykonos perché la conosco in Italia. Io non ce ne posso dire altro. Io vado a Serifos. Ecco, vedi? Che nelle Cicladi, ma intanto c'è gli italiani e non li posso vedere. Più tranquilla, spiaggia di sabbia, poco turismo. Poi se posso dire la verità, oramai è talmente intenditore di calcio e lui vive da solo, cioè, anche non perché può stare a ragionare con gente così, capito? No, io ormai di calcio ne mastico. Infatti ho anche terrorizzato l'albero. Te su sei bravo a masticare. Sì, esatto, anche di calcio. Bene, allora. Comunque, ti prego, chiedigli al direttore se possiamo andare in diretta. Sì, si è bello chiesto diverse volte, ma... Però sto giro potrebbe essere una buona idea. Secondo me, sai come va a finire? Che ci va lui da solo. Di sicuro. No, il direttore ci va di sicuro. Io qui mi dissocio, come fece Pippo Baudo quando Grillo attaccò. Il direttore ci va di sicuro. Beh, uno deve rappresentare questa cosa. Ma scusate, però, uno può fare lo studio tipo Sky, tutti là, no? Sì, la donna bella ce l'abbiamo. Esatto, cioè, chi si intende di calcio, cioè, ecco, l'imprenditore. Poi scusate, pensate Cecchi e Violitudine potrebbe fare dalla Roma. No, non si sa. No, vabbè. Dall'Acropoli. Gli dèi, un tempo. Qui Cecchi potrebbe veramente spaziare. No, non si sa che potrebbe dire. Quindi, chiederemo, dai. Ora l'Acropoli un po' ce l'ha. Partenone, c'è la salita, un po', mi fa un po' fatica. Sì, è vero, c'è arriva il fiatone. Sono stato più volte, ma insomma, si arriva un po' il fiatone. Ti arriva il fiatone. Feci una rissa con degli spagnoli l'ultima volta. Davvero? Vai. Sì, mi dissi, scusa, ma campione europeo come sei arrivati voi? Questo era Biano, non era appena vinto. A me, non me ne frega nemmeno nulla, però gliela buttai lì e ci fu insomma, un po' di polemica. Tu sei allora tu non puoi venire. No, non posso venire. Scusa, abbiamo il colosso di Rodi. Mi faccio ammazzare io da quelli di Fiosso piuttosto. Comunque andate a fare un giretto su YouTube. E guardate come sono i ragazzi dell'Olimpiakos. Immoleremo Massimo Ornato. Faremo questo sacrificio umano per favorire la vittoria della Coppa. Siamo arrivati alla fine. Ringraziamo Massimo Orlando, grazie, Orlando, grazie, buonanotte. Roberto Gabbiati, ciao a tutti. Ciao, i tecnici, Giulio Falciai che ci ha mandato insomma tutti questi contributi allo stadio e anche notizie a Pezzo Gianni. Ovviamente oggi più che mai ringraziamo il Padre Terra che ci ha fatto tifosi della Fiorentina, ringraziamo anche il Bayer Leverkusen, diciamo, che ha fatto una buona gara a Roma, no? Sembra benino. Piazza Sassi Leverkusen. Però è incredibile, vedi? Perché la Fiorentina non fa come Leverkusen? Domani parleremo di questo a Firenze. Rimanete qui con noi su Toscari TV perché non so cosa c'è, ma sicuramente è una figata pazzesca. State con noi, buonanotte.